Aumentano i nemici, 3 e sempre più terribili, donne 2 suo malgrado, e quindi problemi per Spider-Man, Tobey Maguire in crisi di identità. Deve fronteggiare l'ex amico del cuore, James Franco, sempre più convinto che Spider-Man abbia ucciso suo padre, Thomas Haden Church, trasformato da un incidente genetico nell'uomo sabbia. E fronteggiare infine Topher Grace, del quale si è impossessato l'organismo alieno Venom assumendone le sembianze. Action! For me, you know, in talking with Sam, we want to make sure Peter's not helpless in this situation, that Peter's making the choices to you know, wear the suit and allow it to influence his actions. So it's not, he's not helpless, he's not a victim. He's choosing these things, even if, you know, his actions or his behavior get away from him a little bit, he's still responsible for his actions. Action! Questo costume, da dove spunta? The end of Spider-Man 2, Harry has learned the awful truth about his friend and his father, although maybe doesn't have the full story, and you know, this movie he's out for revenge. Action! Ascoltami! Non ho ucciso tuo padre! Lui ha tentato di uccidermi e si è ammazzato! Basta! He's a fairly emotionally isolated loner who has a pretty dark past, and then throughout the course of the movie you learn quite a bit about him. Action! Anche un supereroe ha un cuore, e che cuore! Sta per chiedere alla sua amata Mary Jane Kirsten Dunst di sposarlo, quando l'imprevisto ci mette lo zampino. Action! For him, he got kind of a second chance on life with these relationships, and so did our characters as well. So that kitchen scene is really about like the celebration of friends and at the core, I think, how they really feel about each other. It's just that all these other things have convoluted their relationships. Action! Spero che tu renda tutto molto speciale per Mary Jane. Fa qualcosa che non dimenticherà mai. Dalle questo. Coraggio, prendilo. Gwen Stacy in Spider-Man 3 is actually part of a love triangle with Mary Jane and Peter Parker, and she's a very good girl. She's a model and a scientist, and she's Captain Stacy's daughter. She comes from a very good family. She's very happy. So far, her life has been relatively successful, and she hasn't had her heart broken. Action! Salve, sono Gwen Stacy. Salve. Lei è Mary Jane Watson. Ah, oh, è un vero piacere conoscerti finalmente. Peter non fa altro che parlare di te. Ah, sì? Gwen è mia compagna di banco alle lezioni del professor Connors. Peter è una specie di genio. Sarei totalmente persa senza di lui. Oh, anzi, a proposito, Peter, tu hai una fotografia del mio bacio con Spider-Man. La puoi portare in classe? Mi piacerebbe molto. Per il mio portfolio. A chi capita di essere baciata da Spider-Man, ti pare? Non so immaginarlo. Beh, è stato un vero piacere conoscerti. Buona serata. Anche a te.